Gianni Colacione per Liberi.tv, fasi conclusive del congresso, dell'undicesimo congresso di Radicali Italiani. Siamo in compagnia di Andrea De Angelis, che è un militante, è ormai un nostro affezionato, e anche l'anno scorso è stato noi ospite in un'intervista, ed è anche una voce storica di Radio Radicale. Questa è una cosa importante, e mi sento anche di dire che lunedì sera, notte, insieme a Michele De Lucia praticamente conduce su Radio Radicale Hyde Park Corner, dove c'è un unico spazio di diciamo scambio interattivo della radio con dei dirigenti radicali in palinsesto, non ordinariamente, insomma, niente di straordinario. Da 12 anni. Da 12 anni. Allora Andrea, qualche commento su questo congresso? Allora, questo congresso ancora deve finire innanzitutto, quindi il bilancio vero lo si farà tra qualche ora. Io vorrei cercare di essere diplomatico, di essere tranquillo, di mantenere anche un ruolo in qualche modo istituzionale, visto che lavoro per la testata della lista Pannella e quindi di uno dei soggetti della Galassia. Però qualcosa bisogna dirla assolutamente su questo congresso. Siamo arrivati a questo congresso dopo una serie di fallimenti, è inutile negarlo, fallimenti della segreteria e della tesoreria. La segreteria si è legata a mani e piedi ad una campagna che poteva avere un respiro nazionale, ma che alla fine non l'ho avuto, mi riferisco a quella Roma si muove. Si è legata a mani e piedi a questa campagna senza portare a casa il risultato. Per carità, è già successo in passato. Gianni, ricorderai con me le 25 proposte di iniziativa popolare di Daniele. Il referendum sulla legge 40. Il referendum, lì si arrivò però comunque al voto, cioè si raccolsero le firme, no? E lì si disse qualcosa. Quando Cappato, allora coordinatore del Comitato di Coordinamento dei Radicali, nel 2000 arrivò all'assemblea del Comitato dopo il fallimento alle regionali e nei referendum, Cappato si dimise, il Comitato di Coordinamento si sciolse e nacque Radicali Italiani. Quando Capezzone non riuscì a raccogliere le firme sulle 25 proposte di legge di iniziativa popolare, si presentò a testa bassa, con le orecchie basse al comitato, al congresso, proponendo una soluzione alternativa in cui alcuni parlamentari, 50 parlamentari, avevano fatto proprie quelle proposte di legge e quindi in qualche modo si era comunque riuscito a presentarle in Parlamento. Ma riconobbe il fallimento. Qui no, qui non si è detto nulla. Siamo arrivati con il movimento in forte crisi economico-finanziaria. Si è tentato, lì è stato poi bravo Michele a ricomporre, a ricondurre la cosa in altri termini, ma si è tentato di dire che il problema non era Radicali Italiani o l'appeal di Radicali Italiani o la capacità di attrarre di Radicali Italiani risorse e iscritti, ma il fatto che addirittura all'interno della Galassia ci fosse chi remava contro Radicali Italiani. Beh, io sono radicale da qualche anno, non da oggi, so, e non vale solo per i radicali questo, che le tessere e i soldi si fanno con l'iniziativa politica. Se l'iniziativa politica è Roma si muove, non fai soldi e non fai tessere, soprattutto nel momento in cui su Roma si muove non c'è scritto mai radicali da nessuna parte. E può essere una strategia, però evidentemente è una strategia che non ha pagato. E su queste cose io mi aspettavo che il segretario si assumesse le responsabilità, per poi magari ricandidarsi, ma che comunque facesse un'assunzione di responsabilità, un'assunzione di responsabilità che non c'è assolutamente stata. E questo non vale solo per Roma si muove per questo anno. Io denuncio, approfittando di Liberi TV, un'assoluta tendenza a deresponsabilizzarsi da parte di questa classe dirigente radicale negli ultimi anni, per quel che riguarda Radicali Italiani, su ogni cosa. Cioè qualunque fallimento, e non sono stati pochi, si sia raccolto in questi anni
è sempre stato colpa di qualcos'altro, o peggio, non se n'è proprio parlato, si è glissato semplicemente. E non può essere questo un congresso, perché al congresso si fanno i conti, si arriva al congresso e si fanno i conti. Mi rendo anche conto che sia forse complicato provare a fare i conti quando a livello nazionale questa segreteria e questa classe dirigente si presenta a un congresso con un'iniziativa, per l'appunto Roma si muove, locale, e basta. Perché sono venuti molti militanti da fuori a aiutare. Tra l'altro, in un anno di gestione si è arrivati al congresso con una sola iniziativa fatta e non portata a termine, peraltro. Beh, troppo poco. Poi adesso sento dire nella replica del segretario, ed è per questo che sono qui con questo spirito, sento dire dalla replica del segretario quanto siamo bravi, quanto siamo forti, quanto siamo belli, perché abbiamo fatto cadere formigoni. Non lo ha fatto Radicali Italiani, lo hanno fatto i radicali, non lo ha fatto Radicali Italiani. Perché abbiamo fatto uscire fuori gli scandali della Regione Lazio, lo hanno fatto i radicali, non lo ha fatto Radicali Italiani. Siamo gli unici in aula, alla Camera e al Senato, a parlare di amnistia e quant'altro. Non lo ha fatto Radicali Italiani, lo hanno fatto i radicali. Cioè, di amnistia ha parlato Marco Pannella, di amnistia ha parlato Rita Bernardini, di carceri ha parlato Irene Testa. A Ferragosto, mentre Marco era al carcere di Teramo con Rita e mentre altri compagni erano in giro per l'Italia, penso ai compagni di Napoli che tutti i giorni per tutto il mese di agosto sono stati davanti al carcere di Poggio Reale. Beh, dov'era Mario Staderini? In quali carceri è stato quest'anno? Dov'era Michele De Lucia? In quali carceri è stato quest'anno? Non ce l'hanno detto, però la battaglia per l'amnistia sta scritta sul fondale. Beh no, mi state prendendo per il culo. Mi state prendendo per il culo. Da iscritto mi sento preso per il culo. E mi sento preso per il culo quando poi chi tenta di provare a cambiare qualcosa con i pochi mezzi a disposizione, senza l'appoggio dell'establishment, provando magari a costruire candidature alternative o rappresentanze alternative all'interno del Comitato Nazionale, si sente dire che, nella replica del segretario, lavora nell'ombra e nei corridoi. Beh, Mario Staderini, no, questo non puoi dirlo, non puoi dirlo perché tu per primo, ma non è sbagliato, cioè, i congressi si fanno nei corridoi, si fanno in plenaria, ma si fanno anche nei corridoi, Cristo Santo, permettimi, già, sono un po' incazzato, perché si fanno anche nei corridoi, da sempre. La candidatura di Mario Staderini, la prima volta, è nata nella notte del sabato sera. E lui, però in realtà nei corridoi già se ne parlava. Non mi sembra che Mario sia intervenuto quell'anno in plenaria per dire il giovedì o il venerdì o anche il sabato mattina o pomeriggio io mi candido. L'abbiamo saputo tutti quanti ufficialmente la domenica mattina. Non c'è niente di male in questo, perché fa parte delle dinamiche di un congresso, di un qualunque congresso. Così come quello di provare a coordinarsi tra persone che si riconoscono su una stessa linea politica. Perché è questo che si cerca di far, di non far vedere. Il messaggio che si cerca di far passare è che in realtà ci sono delle lobby di potere. Allora, dire che io o Nicola Sballario siamo due lobby di potere, cioè costituiamo una lobby di potere di cosa? Per avere un posto in più in comitato, che è gratuito, cioè non riconosce nessun... Cioè, per stare in comitato non si prende un euro, anzi si spendono soldi, perché io sto a Roma, quindi magari meno, però chi sta fuori deve spendere soldi, perché deve venire a Roma ogni quattro mesi, deve spendere dei soldi per il viaggio, per l'albergo, per il cibo, deve prendersi dei giorni di ferie, quindi insomma non è proprio... Non è una vacanza. Non è una vacanza, assolutamente. Quindi lo si fa perché lo si vuole fare, perché si vuole tentare di dare un contributo in quei contesti, per quanto sappiamo tutti quanti quanto contino, però si cerca di sfruttare un microfono, si cerca di sfruttare una assemblea, uno dei pochi momenti assembleari di questa area. Beh, cazzo. Cioè, allora, delle persone che si riconoscono su una linea comune e che per questo cercano di organizzarsi sfruttando, va detto, un sistema elettorale di merda,
deficitario sotto tutti i punti di vista, sfruttando quel sistema cercano di costruire non una maggioranza, perché non si parla di una maggioranza, ma si tratta di costituire un gruppo, quindi una presenza all'interno di un comitato, per cercare poi di portare all'interno del movimento quelle istanze in cui loro si riconoscono. Dire che questi sono camorristi, come si è detto l'anno scorso, o gente che bega nei corridoi, come è stato detto quest'anno, beh no, non ci sto, non ci sto. E non ci sto soprattutto nel momento in cui io per primo sono almeno 2 anni, prima come coordinatore di una commissione voluta da Mario Staderini insieme a Luca Nicotra e Romano Scozzafava, poi come coordinatore di una commissione insieme a Michele De Lucia e Don Ramongelli, eletta dal comitato, in cui sono 2 anni in cui cerco di presentare una proposta di modifica dello statuto che vada in senso opposto rispetto a quello di oggi, e entrambi gli anni mi trovo costretto a constatare la volontà da parte di chi per primo critica questo sistema elettorale a volerlo mantenere così com'è, nel modo più assoluto. Quindi questa proposta di modifica, cioè sì, in questo iter che fine ha fatto? Questo iter è morto. Questo iter è morto perché, la faccio breve, anche perché tra l'altro mi si accusa di essere stato uno di quelli che l'ha fatto saltare entrambi gli anni. Il primo anno dichiarando il mio voto contrario, il secondo anno in qualche modo invitando all'abbandono dell'aula nel momento del voto in comitato per far mancare il numero legale. Beh, io le rivendico queste due azioni, le rivendico con forza, perché in realtà il primo anno, 2 anni fa, io insieme a Luca Nicotra e Romano Scozzafava abbiamo presentato una proposta complessiva che prevedeva più punti, frutto di una mediazione profonda, quindi non una proposta mia, ma una proposta di una commissione, frutto di una mediazione profonda, che quindi non è che accontentasse, cioè non era la mia soluzione ideale, era la soluzione nata dall'unione di più teste, appunto dalla mediazione di più posizioni diverse, che aveva un senso nella sua interezza. Nella sua interezza il segretario non l'ha fatta votare per scelta, senza dirci nulla, dopo avermi fatto prendere un giorno di ferie in radio, presentare in comitato quella proposta con 3 ore di preavviso, quindi senza aver preparato nulla. Cioè, sono arrivato, fortunatamente era un lavoro che avevo fatto io, che quindi conoscevo, e l'ho fatto. Si doveva votare, non è stata fatta votare. Dopo 3 mesi al comitato successivo è stata ripresentata una sola parte di quella proposta, senza che mi si dicesse nulla, estrapolandola da un contesto quindi più ampio, e si pretendeva, beh, che io su quella parte dessi la benedizione. Beh no, non ci sto, ma non ci sto nel metodo innanzitutto. Non ci sto nel metodo, oltre che poi nel merito, perché effettivamente quella proposta nella sua interezza aveva un senso, presa una singola parte, che era proprio quella relativa al voto del comitato, per farla breve, perdeva di valore, cioè, a me, quella parte da sola, senza le altre modifiche, quella parte non mi sarebbe piaciuta. Stessa cosa è stata fatta quest'anno. La commissione ha lavorato su una proposta di statuto nuova che poteva essere emendata, poteva essere votata per parti separate, si poteva fare di tutto. Non è stata votata quando si doveva votarla, e al comitato successivo è stato preso un pezzo di quella proposta complessiva di statuto, che quindi era una proposta ancor più elaborata e ancor più profonda di quella dell'anno prima, perché l'anno prima si interveniva su alcuni articoli mantenendo però lo statuto attuale. Quest'anno si è presentato uno statuto nuovo, poteva piacere, poteva non piacere, si poteva bocciare nella sua interezza, si potevano recuperare solo alcune parti, ci si poteva chiedere un lavoro di sintesi, di lavorare solo su alcuni aspetti e di provare a... In realtà non è stato fatto questo. Michele in questo caso si è assunto la responsabilità come unico coordinatore, non con gli altri due coordinatori, che infatti non hanno presentato quella proposta, di prenderne una parte sola e presentarla per il comitato. Beh, quella proposta che noi avevamo fatto di riforma del sistema elettorale del comitato aveva senso unitamente, almeno per come l'ho vista, per come l'avevo immaginata io e per come l'avevo proposta io, unitamente alla riforma del meccanismo di adesione delle associazioni, non di adesione, permettetemi, di rappresentanza delle associazioni all'interno del comitato. Cioè, io ci stavo a fare le liste in quel modo, a presentare un sistema di liste in quel modo.
a condizione però che si favorisse poi la rappresentanza territoriale in un altro modo, quindi cioè che si bilanciassero, cioè che si tornasse a liste con un voto, con un voto sì di preferenza ma sempre all'interno della stessa lista. Perché? Perché c'era l'altro aspetto dello statuto che bilanciava in qualche modo quello. Ok? Le due sono due gambe, non mi si può chiedere di fare la maratona con una gamba sola. E per questo si è deciso di non far passare quella proposta, quindi io rivendico questa scelta. Come pure rivendico il fatto che siamo arrivati al quarto anno di fila, al terzo anno di fila con questa legge elettorale che a parole non piace a nessuno ma che evidentemente sta bene a tutti. Cioè, tu stai parlando del sistema elettorale di elezione del comitato. Elezione del comitato, evidentemente però sta bene a tutti. Io volevo darti la mia idea. Forse non sta bene a persone come Maurizio Turco, che infatti da quel momento non si è più iscritto e non si candida. Forse non sta bene a qualcun altro. Certo, a me sta bene evidentemente. Io provo a cambiarlo, però se volete questo, io lavoro anche con questo. Io però non mi candido, l'anno scorso non mi sono candidato e quest'anno non mi sono candidato. Contribuisco insieme ai miei compagni, ai miei amici, ai miei compagni che si riconoscono con me in alcune posizioni politiche, a costruire una presenza in comitato, ma io non mi candido. Io penso, Andrea, che non ci sia un sistema elettorale che possa essere in qualche modo non distorto, non sia che non arrivi a un'aberrazione quando il rapporto più o meno tra chi vota e chi deve essere eletto è tale, più o meno sono quanti, 250 che voteranno, a dire tanto, che devono votare, devono eleggere 60 persone. Io non so. Gianni, assolutamente, non a caso è anche lì poi frutto di mediazioni. Se vai a riascoltare le riunioni, quelle pubblicate della commissione statuto che io ho coordinato, se voi andate ad ascoltare le primissime, forse anche la prima, non vorrei esagerare, ma insomma le prime, se non la prima, la seconda riunione di quella commissione, io proponevo il dimezzamento degli eletti in comitato per poi invece favorire gli eletti dalle associazioni. Proprio per dire, ok, a congresso siamo 250, non ne leggiamo 60, ne leggiamo 30. Per arrivare ai 60, gli altri 30 invece favoriamo le associazioni in modo che anziché con 25 iscritti, magari con 15, però poi per avere il secondo con 30, per avere il terzo con 60, insomma, cioè favoriamo quell'aspetto lì per cercare di poi avere, di ritornare sì a 60, ma di ritornarci dopo aver fatto queste cose. Beh, è per questo che ti dico, erano due gambe, certo. Perché altrimenti di che cosa stiamo parlando? Capito perfettamente. Allora, non so quanto siamo per questa intervista, siamo sui 17 minuti, perfetto. Qualche altro minuto? No, volevo farti un'ultima domanda. Passiamo ai massimi sistemi, una tua opinione. Pensare a una radio radicale post convenzione? Pensare a una radio post convenzione, puoi pensare a un partito radicale post Pannella? Oggi. Io sì. Oggi, in questo momento? Oggi no, però vorrei che qualcuno ci pensasse, perché le idee secondo me hanno più importanza dei corpi. Anche io vorrei che ci si pensasse a una radio radicale post-convenzione. Temo però, siccome non sono io a fare le scelte ovviamente, ma sono altri, io temo che credo che una radio radicale post-convenzione, così come oggi radio radicale, non possa esistere. Cioè, per essere quella che è ora radio radicale, non può esistere senza convenzione. Radio radicale può rinnovarsi, può essere qualcosa di diverso, sempre radicale, ma non quella che conosciamo noi oggi, anche senza convenzione. Per fare questo serve una volontà precisa da parte dell'editore e soprattutto serve tempo. E quindi forse sarebbe il caso di, se l'editore volesse provare a rimmaginare Radio Radicale, cosa che dubito però che voglia fare, lo dico molto francamente, o meglio, in parte lo vuole sicuramente, ma non nella direzione in cui poi si potrebbe. Editore, parliamo della lista Bonino Pannella. Editore, parliamo di Marco Pannella. Marco Pannella. Non credo che l'editore voglia immaginare una radio diversa da quella attuale, se non per aspetti che poi però non inciderebbero rispetto alla questione convenzione. Credo che se si volesse, però se l'editore volesse, me lo auguro invece, smentirmi, bisognerebbe cominciare a lavorarci non nel momento in cui la convenzione non ci viene rinnovata, ma con un certo anticipo. Io non ti nascondo che io per primo, ma non sono l'unico tra i miei colleghi, a
abbiamo, ho la profonda sensazione che qualora non venisse rinnovata la convenzione mi troverei costretto a trovare un altro lavoro, perché credo che il ridimensionamento della radio sarebbe tale da coinvolgere un po' tutte le professionalità all'interno oggi di Radio Radicale, che quindi questo poi inevitabilmente porti a dei tagli grossi sotto tutti i punti di vista, e quando dico tutti i punti di vista mi riferisco al personale, mi riferisco alle frequenze, mi riferisco alle strutture, un po' tutto. Insomma, io non vorrei che ci trovassimo fra qualche tempo, mi auguro il più là possibile, ma fra qualche tempo con una Radio Radicale che trasmette a Roma e Milano e che trasmette solo trasmissioni fatte dai militanti. Non perché queste non abbiano valore, ma perché c'è oggi all'interno di Radio Radicale una professionalità acquisita negli anni da parte di molti giornalisti, ma non solo, di tecnici, un po' di tutti, che ci fa essere quello che siamo, nel bene e nel male, e sarebbe un peccato perdere e disperdere questo patrimonio. Questo è quello che penso. Andrea, ti ringraziamo, ti diamo appuntamento su Liberi.tv per queste e le altre interviste, poi magari possiamo anche fare qualcosa insieme, se è possibile, qualche trasmissione. Noi siamo molto sensibili a questo tema di Radio Radicale, che comunque sia è il nostro faro di riferimento. Gianni, grazie ancora. Gianni, quando vuoi, ma non mi chiamate per parlare di Radio Radicale. Va bene, ecco. Facciamo trasmissioni, parliamo di una cosa per esempio che ci lega da qualche anno, parliamo di antiproibizionismo, parliamo di... Va bene, non ti imbarazzeremo. Parliamo di calcio. Io ho visto che nel vostro palinsesto non c'è niente sullo sport. No, però abbiamo delle ricette di cucina, video ricette. Visto, cucina e filosofia. Psicanalisi. Abbiamo uno psicanalista cuoco, è un cuoco psicanalista, è una cosa ellittica che è l'uno e l'altro. Visto, ma io sono un cuoco però... Eccolo là sotto, la foto sì. Là sotto rappresentativa. Eccolo. Questo è un po' un basso. Un perfetto, cimento. Ma io sono un cuoco per hobby, quindi non mi permetto di confrontarmi con un altro cuoco. Mentre ho un passato anche di giornalista sportivo, quindi da quel punto di vista... Va bene. Inaugureremo qualcosa. Mi propongo per lo Liberi TV, mi propongo per lo sport. Grazie Andrea.